Buonasera, buonasera a voi. Allora, non passa giorno che non ci troviamo a uno o più personaggi che decidono di fare coming out. Io francamente inizio a avere un po' timore per la nostra umanità, anche perché da alcuni calcoli sono in stragrande maggioranza gli uomini rispetto alle donne e non vorrei che tra qualche secolo, insomma, il genere umano non possa più avere seguito e questo sia poi in fondo quello che ci porterà all'estinzione. Ma a parte gli scherzi, che poi speriamo che appunto sia uno scherzo, ripeto, tutti i giorni scopriamo qualcuno che si dichiara. E francamente io vi dico, fin qui a me non disturba nella maniera più assoluta, l'ho sempre detto. Questo è un grande, no, non dico equivoco, ma su questo ci giocano gli omosessuali, i transessuali, quelli del sesso fluido, insomma, ci giocano sulla discriminazione, che molto spesso discriminazione non è, ma sono i comportamenti, sono quello che loro dichiarano. E ne abbiamo stasera un esempio lampante in Samuele Papi, che si è dichiarato che lui è per il sesso fluido, che sua moglie lo sa, non è un problema, parentesi, probabilmente non è un problema perché lei è uguale a lui, e fin qua assolutamente nulla di male. Qual è il problema se andate a leggervi l'intervista che appunto Samuele Papi ha rilasciato? Lui fa alcune dichiarazioni che, giusto per non sbagliarmi, me le sono scritte, ve le leggo, che francamente dal mio punto di vista sono totalmente inaccettabili. È quella la parte che io non accetto di questi soggetti. Una è quando lui dice, udite udite, quelli che dicono che dopo un po' di anni, cioè si intende dall'essere insieme o matrimonio o semplicemente perché sono coppie, hanno la stessa passione, sono da ricovero. Ma tu sarai da ricovero, Samuele Papi, e come ti permetti a fare una simile affermazione? Quando poi sono magari le persone a fare commenti sui transessuali, sugli omosessuali, apriti cielo e bisogna fare grandissima attenzione a come ci si esprime. Mentre a loro tutto è permesso anche di giudicare gli altri, come in questo caso. Ma lui va avanti in questa sua intervista dicendo, ad esempio, la fedeltà, per come la intendo io, non esiste. E chi mente, mente sapendo di mentire. Un'altra affermazione assolutamente gratuita. Pensa per te, questa sarà la tua idea, ma come ti permetti di giudicare e di fare di tutta un'erba un fascio? Questo è il problema, no? È il problema che io, è la questione che io non accetto. Quando questi soggetti vogliono criticare come vivono gli altri, come la pensano gli altri, vogliono criticare la famiglia tradizionale e in questa maniera cercare di distruggerla. Ripeto, a me non interessa assolutamente se la moglie di Papi è contento perché lui va con 10 altre donne al mese, perché lui fa le orge, non mi interessa. Lui ha dichiarato che lui piace la bellezza, quindi probabilmente significa che è attratto da diverse donne, che lo fa con tempo. Non lo so, insomma, ma sono fatti suoi, non mi interessa. E anche il fatto che lei stia bene, qui apro un po' una parentesi. Grande punto di domanda, sarò curioso di leggere le vostre impressioni. I figli, i due hanno due figli. Cosa possono pensare i figli e se questo è il modello giusto da trasmettere ai figli? Un grande tema da aprire. Io ho la mia idea, voi la conoscete molto molto bene e quindi da questo punto di vista, francamente, rimango molto molto perplesso. Ma in conclusione, ripeto, signor Papi, tu puoi pensarla come vuoi, puoi fare sesso con chi vuoi, con quante persone vuoi,
non permetterti di giudicare gli altri, non permetterti di giudicare le coppie eterosessuali che ritengono che la fedeltà, ad esempio, sia un valore, non permetterti di giudicare o di fare statistica dopo quanti anni c'è ancora la passione oppure non c'è, e addirittura dare del bugiardo a coloro che dicono che hanno ancora la stessa passione dopo 15-20 anni. Ecco, questo non te lo devi permettere. Con questo vi lascio, vi auguro una buona serata e ci sentiamo domani.